Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Caos al GF. Dopo molte settimane gli autori del reality mettono con le spalle al muro il concorrente più discusso. Nella puntata di sabato 16 dicembre il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato agli spettatori che avrebbe dedicato un blocco del programma alla resa dei conti con Massimiliano Varrese. Da settimane nell'occhio del ciclone a causa di alcuni suoi atteggiamenti nel loft di Cinecittà. L'interprete si era reso protagonista di un controverso flirt con la giovane Heidi Baci, poi culminato con la sortita della GFina dal programma, e il suo pressing costante aveva infiammato il pubblico del reality. Varrese ha inoltre sollevato scalpore per i suoi frequenti scontri con la collega Beatrice Luzzi. Ed è finito sotto accusa anche in merito alla sua relazione con l'ex fidanzata Monia La Ferrera, entrata recentemente nel cast dello show. Secondo numerosi spettatori, l'attore darebbe costantemente adito a comportamenti invasivi, oppressivi e persino maschilisti, e gli autori del GF hanno finalmente scelto di rimettere in carreggiata l'attore. GF, Massimiliano Varrese strigliato dalla produzione. Alfonso Signorini ha pianificato un rendezvous tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, e l'attore ha riconosciuto i propri errori di fronte al pubblico di Canale 5. Mi scuso se è passato un certo tipo di messaggio, ha ammesso. Qua dentro evidentemente non me ne sono reso conto. Chiedo scusa a tutti, vedendomi dall'esterno. So che questo atteggiamento può essere interpretato come dici, e me ne scuso. Varrese ha inoltre aggiunto: non ho mai avuto intenzione di nuocere o denigrare Beatrice, mi dispiace e me ne scuso anche con lei. Guardandomi, vedo un atteggiamento non bello. È più una recita che un atteggiamento vero. Ho fatto un grande errore. È la prima volta che partecipo a un reality. Sono abituato a stare sul set fin da piccolo. Ho sempre fatto del bene della mia vita. Ho confuso il fatto di essere un attore con la realtà. Pur apprezzando la missione del GFino, Alfonso Signorini lo ha ammonito a non reiterare i suoi atteggiamenti discutibili, pena una futura eliminazione dal reality. Alcuni utenti in rete temono però che il prossimo bersaglio di Varrese sia Monia La Ferrera, nei confronti della quale l'attore sta replicando le medesime dinamiche instaurate con Heidi Baci. Un internauta ha caricato sui social una clip in cui Massimiliano Varrese sbarra la strada e pressa con insistenza Monia La Ferrera nonostante le proteste di quest'ultima, e ha protestato: no raga, vi giuro, fa paura. Ed ha infine rilevato che persino gli operatori nell'acquario del GF si sarebbero accorti della sgradevolezza del suo intervento. Anche la regia ha dovuto staccare per ciò che stava passando.